il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Questa sera parte il Festival di Sanremo, fai parte di coloro che lo guarderanno oppure no? Sicuramente, perché stasera c'è Tiziano Ferro come ospite, quindi lo guarderò sicuramente. Se non ci fosse stato Tiziano Ferro, l'avresti guardato ugualmente oppure no? Sì, credo di sì, almeno l'inizio per vedere un po' come è strutturato quest'anno sicuramente. Cosa ti incuriosisce di più? Vedere come se la cavano i cantanti, ascoltare le canzoni, oppure scoprire come se la caverà la coppia Conti De Filippi? È un po' tutte e due, ma forse più la coppia Conti De Filippi. Sì, beh sì, beh, l'ho sempre guardato, sono anni che lo guardo, mi piace sentire sempre canzoni nuove, vedere i cantanti, nuovi, non nuovi, insomma un po' tutto. Ecco. Quindi quello che le interessa di più non sono i conduttori ma i cantanti? Cantante, ma anche conduttore simpatico, anche adesso poi quest'anno c'è la De Filippi, va benissimo. Cosa ne pensa di questa conduzione a coppia con la De Filippi? Simpatica, adesso non so fra loro se c'è, dico che ha già detto Conti che parla poco la De Filippi, eccetera, tutte quelle cose lì, comunque le sono tutte e due bravissimi e simpatici. Io credo che non lo guarderò sinceramente, non è il genere di musica che mi piace. Preferisco musica internazionale, quindi a meno che non si scopra che c'è qualche artista meritevole di essere guardato, e allora magari un'occhiatina la darò, ecco. Però quindi non è un no a prescindere? No, totale a prescindere, però tendenzialmente no, diciamo. Si è discusso tanto del compenso che verrà dato a Carlo Conti proprio per la prestazione da conduttore del Festival di Sanremo. Sono polemiche esagerate o giuste? No, sono giuste. Poi, visto la condizione in cui l'Italia versa adesso, direi di sì, è un po' uno schiaffo alla miseria tutti questi soldi. Ma io dico che si esagera quel prezzo lì. La De Filippi, ho sentito che lei lo farebbe anche, cerca di non, per niente, ecco, diciamo. Gratuitamente. Gratuitamente, una cosa offerta da lei che io non, eccetera, una donna proprio all'antica più che moderna, ma lui quel prezzo lì, la gente esagera, cioè le parole così che si sente in giro, cioè io l'ho sentito dire in giro anche sui giornali eccetera, ma comunque è una cosa esagerata. Quindi sono polemiche ingiustificate. Ma sicuro, ma non credo che a parte che lui ha già detto che una parte offrirà a quelli dei terremoti lì, che non è stato il disastro del terremoto. Comunque non credo io a quella cifra lì, non ci credo. Direi che è un attimino un po' esorbitante, insomma magari qualcosa di meno. Ci sta che un conduttore di un certo livello percepisca bene un buono stipendio, un buon introito, però santo cielo. Sono 1.200.000 milioni delle vecchie lire, mi sembra un po' troppo per quanto sarà stato in ballo, 2 mesi tra preparazione una cosa e l'altra, e ecco, questa è la mia opinione. Per finire, ha già un cantante preferito di quelli che ci sono in gara oppure no? No, io sono sempre quello con i cantanti, anche quelli di prima, ecco, diciamo, comunque c'è Albano, c'è Fiorella Mannoia. Albano, ecco, quelli lì sono già i migliori per me, ma mi piacciono anche i giovani, tipo la, che adesso non mi ricordo più i nomi. C'è Giusy Ferreri, c'è Chiara, c'è Paola Turci. Sì, ecco, anche quelli lì, sì, sono moderni, cantano le canzoni belle, quindi fanno piacere anche sentirli, fanno piacere, una cosa che preferisco anche lì, ecco, perché io sono sia l'antico che il moderno, io sono... Mi piace la musica, va bene tutto per me. Allora buon festival. Grazie anche a voi.